Oggi andiamo a conoscere questa meravigliosa lezione intitolata Segni e meraviglie del 15 maggio 1965. L'argomento di stasera è Segni e meraviglie. Come ci viene detto nel sesto e nel ventesimo capitolo del Deuteronomio, il Signore ha fatto uscire il suo popolo dall'Egitto con segni e prodigi. Ora, dall'inizio alla fine, la Bibbia è storia divina, ma essa non è storia come tu e io la comprendiamo. In altre parole, con la ricerca storica non potresti mai né provarlo né smentirlo, e qualunque religione di questo mondo che dipenda da conferme storiche e scientifiche in realtà non costituisce verità assoluta. Prendiamo ora il libro. Ecco, questa storia divina è la tua storia, una storia che tu e ogni bambino nato da donna vivrete. Ogni bambino è Adamo, e Adamo è costretto a essere disobbediente. Come ci viene detto nel 32esimo versetto dell'11esimo capitolo della lettera ai Romani, Dio ha affidato ogni uomo alla disobbedienza affinché abbia misericordia di tutti. Quindi Adamo è la veste che Dio indossa. E questa disobbedienza ha uno scopo essenziale: mangia dall'albero della conoscenza del bene e del male affinché possa nascere la coscienza. E così la coscienza nasce dall'apparente disobbedienza, poi passa attraverso le fornaci dell'afflizione, ma almeno ha coscienza e conosce il bene e conosce il male. Lo viola di volta in volta. E così da Adamo a Noè. Nelle scritture è un vero inferno, perché tutto sembra avvenire per guadagno personale, e così viene seppellita la coscienza in virtù del guadagno personale. Quindi ci viene detto che tutto questo deve essere spazzato via, ed eccoci a Noè. Ricordate che ogni personaggio della Bibbia è in realtà uno stato di coscienza? Sono semplicemente personificazioni degli stati eterni dell'anima, attraverso i quali l'individuo passa come un viandante. Così si muove attraverso Adamo fino a Noè. Troviamo ora il personaggio chiamato Noè, il primo coltivatore della terra, il principio della civiltà, Genesi 11:20. Egli beve con successo del frutto della vite e si ubriaca, ed è completamente esposto, ubriaco, appiattito e scoperto. Quando suo figlio Ham entra nella tenda e lo vede nella sua nudità, riferì l'accaduto ai suoi fratelli Shem e Japhet. Essi portarono un lenzuolo e, camminando all'interno senza voltarsi, coprirono la nudità del loro padre per non vederle. Quando si alzò dalla sua ubriachezza e tornò alla normalità, scoprì che suo figlio Ham aveva visto la sua nudità. E maledisse Canaan, non Ham, maledisse Canaan, dicendo: maledetto sia Canaan, tu sarai lo schiavo degli schiavi per tutti i tuoi fratelli. Genesi 11:24. Questo è il nuovo inizio. Chi è tale Noè? È lo stato di coscienza quando voi ed io intraprendevamo un certo tentativo di creare una civiltà per compiere un progresso. Chi è questo Ham che ha visto la mia nudità? Sappiate che la parola Ham in ebraico significa vita, e Chetmem è vita stessa, e maledice Canaan, che è il mondo che viene maledetto. Non potete capire Canaan finché non saltiamo ora al prossimo personaggio da cui voi e io cominciamo ad essere in questo mondo. Si tratta di Abramo. È davvero lui al principio di tutto, che è la fede. Tutto questo è un vero tumulto. Abramo viene fatto cadere in un sonno profondo, e una terribile e spaventosa oscurità scende su di lui. Mentre dorme, il Signore gli parla e gli dice di lasciare la città di Haran e di emigrare nella terra di Canaan. Lì lui e i suoi discendenti saranno schiavi, e saranno schiavi degli schiavi per 400 anni. Poi Dio li libererà
con segni e prodigi. Così ogni discendente di Abramo andrà in questa terra e sarà completamente schiavo. Ricordate, deve lasciare Haran. Bene, Haran significa santuario, cioè rifugio del riposo, conforto. Deve lasciare questa innocenza e passare in un mondo di esperienza. E nel mondo di esperienza passa attraverso tutti i fuochi dell'inferno, per ogni situazione concepibile che l'uomo possa mai immaginare. L'uomo, l'individuo, deve passarvi mentre va verso Canaan e lì deve rimanerci per 400 anni. Beh, non intendo i 400 anni come voi e io misuriamo il tempo oggi. 200 è il valore numerico dell'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, che ha il valore simbolico di una croce, Tau. E così la 21esima lettera è una croce. Così io porto questa croce per quell'intervallo di tempo indicato con la cifra di 400, solo per il suo significato simbolico, il suo valore numerico. Quanto è lungo in realtà questo periodo? Beh, alcuni sostengono 6.000 anni, altri 8.000 anni, ma davvero chi lo sa? Io non lo so, davvero non lo so. So solo che ci sono segni e meraviglie che mi forniscono indizi su come verrà portato a termine questo meraviglioso quadro. Per quanto tempo ho vissuto queste cose in termini di anni, non ne ho la minima percezione, ma leggendo attentamente la Bibbia, so dai segni come cominciarono ad apparire dentro di me che ormai sono alla fine, la fine stessa del viaggio. La storia di Gesù Cristo, dal suo concepimento per mezzo dello Spirito Santo fino alla sua ascensione al cielo, è un segno concesso da Dio a coloro che lo riceveranno. È un segno. Le parole sono messe in bocca al profeta Simone e il bambino è un segno per la caduta e la risalita di molti in Israele, Luca 2:34, ma è un segno. Mentre la gente guarda il bambino come un fatto concreto, il bambino è un segno, come ci viene detto nel secondo capitolo del Vangelo di Luca, quando l'angelo della natività disse ai pastori che avrebbe dato loro un segno, e questo è il segno dell'evento di poco precedente: troverete un bambino avvolto in fasce, essi si affretteranno per raggiungere Betlemme e trovare il bambino, proprio come era stato predetto, per realizzare la profezia enunciata da Michea. Nel quinto capitolo del libro di Michea leggerete che Betlemme viene personificata come la donna che ha concepito per mezzo dello Spirito Santo ed ella era così piccola tra i clan di Giuda. E come poteva proprio Betlemme avere questo grande onore che le era stato conferito? Ci viene detto sempre nel quinto capitolo che io ti consegnerò in ogni cosa e ti dimenticherò finché con lei che è in travaglio non partorirà. Versetto 3. Quello che lei partorirà sarà il dominatore in Israele, ma sarà un segno. Questi sono tutti i segni dall'inizio alla fine. Quindi non è storia che qualunque archeologo di questo mondo con la sua ricerca potrebbe mai trovare per dimostrare con i fatti che queste cose abbiano mai avuto luogo sulla terra, perché nessun personaggio delle scritture ha camminato qui tra noi come individuo, come camminate voi, come cammino io. Essi sono stati eterni che un giorno tutti vedranno e che vedranno nella loro immaginazione, come io li ho visti tutti, li ho visti proprio nel luogo al quale appartengono veramente, nella mia immaginazione. Ho visto Abramo, ma non come lo pensa il mondo, e Giuseppe, ognuno di loro era tutto nella mia immaginazione. E vederli a un certo punto, quando tutti insieme formano un solo uomo, quell'uomo è Gesù. Quando lo guardi da vicino, stai guardando te stesso. Sai chi è il Signore dei Signori, e quando lo guardi da vicino con tutto in Lui, è uno solo. Ma quando è frammentato,
diventano personaggi innumerevoli e tutti questi sono gli stati, che sono stati eterni attraverso i quali ogni anima deve passare. Quindi, ecco, questi segni e prodigi raccontati dall'inizio alla fine sono l'unica cosa che posso dirvi che conosco. Quando cominceranno ad accadere in voi, allora siete alla fine, perché non conosco altro modo di misurare il tempo che intercorre tra l'entrata nello stato, perché tale evento ha inizio con Abramo. Dio gli promette che avrà un figlio e Abramo si rallegra di vedere il mio giorno. Lo vide e si rallegrò. Giovanni 8,56. Beh, come puoi conoscere Abramo, che mi ha preceduto di 1000 anni? Prima che Abramo fosse, io sono. Ebbene, io sono, come voi, dell'antico dei giorni. Noi eravamo prima che il tutto fosse pronto in essere. E questo è stato portato per uno scopo: creare ed estendere il nostro potere creativo. L'unica ragione di questa rappresentazione è di sviluppare la potenza creativa di Dio, la quale potenza è Gesù Cristo. Come ci viene detto, Gesù Cristo, potenza e sapienza di Dio, prima lettera ai Corinzi 1,24. Ma l'uomo continua a pensare che Gesù Cristo sia un individuo in carne ed ossa, e non è affatto così. Pensate sempre a Gesù Cristo come al piccolo bambino. Pensate sempre a Lui come al piccolo bambino, e tutti devono fare nascere Gesù Cristo, come ci dice il terzo capitolo della lettera ai Galati. A cominciare da Abramo, che è solo uno stato, tutti entriamo in quello stato di fede, e solo per fede siamo condotti e semplicemente andiamo avanti e alla fine diamo alla luce il bambino. Così mi vide e si rallegrò di vedere il mio giorno. Vide cosa? Vide il bambino. Il bambino che rideva, chiamato Isacco, che è il prototipo di Gesù Cristo. Genesi 17-18. Così questi sono i segni dall'inizio alla fine nelle scritture. Quindi vi dirò dei segni e quando cominceranno ad accadere, non guardate indietro per chiedere da quanto tempo state viaggiando. Avete viaggiato per 400 anni, simbolicamente. I 400 anni possono essere, come noi misuriamo il tempo, 8.000 o potrebbero essere 6.000, non lo so, non ne ho la minima idea. Se mai lo capirò, ve lo dirò prima di ripartire. Ma fino ad allora posso solo dirvi che i segni sono la misura della fine. È il primo segno, che è l'atto più maestoso di Dio nel mondo, è la resurrezione. Questo è il segno più grande, e tutti gli altri segni sono compresi nel quadro della resurrezione. E allora saprai chi sei, e cioè che eri Dio prima di diventare uomo. Non sei mai stato meno di Dio, ma l'hai fatto per uno scopo, e uno solo scopo, e cioè che il Dio, l'unico, ascolta, o Israele, il Signore nostro Dio è un solo Signore. Ascolta, o Israele, io sono, il nostro io sono, è un solo io sono. Deuteronomio 6,4. Per poteri creativi e per ragioni creative si frammenta in Elohim. L'Elohim è un plurale, gli dèi. E così ogni essere di questo mondo è uno degli Elohim ed è sparso oltre il sogno più sfrenato in un viaggio spaventoso, un viaggio terrificante nel quale alla fine, quando avrà preparato la via per redimere tutti, allora tutti saranno redenti, nessuno sarà perso e torneremo nell'unità che è io sono. E quel io sono, come vi abbiamo detto recentemente, si chiama Padre. Questo è il suo meraviglioso nome. Il primo segno, quindi il vero primo segno del risveglio, è la resurrezione, nella quale ci si sveglia e ci si ritrova se stessi imprigionati nel proprio cranio. Quindi le cose cominciano ad accadere. Un seme deve cadere nella terra e morire prima di essere reso vivo. Se non cade nella terra e non muore, rimane solo e non produce nulla. Se cade in terra e muore, allora produrrà
il centuplo. Così questo seme chiamato Elohim cade nella terra, cioè il tuo cranio, e lì muore. Quindi, dopo un sogno spaventoso fatto di questo mondo di morte nel quale crea ogni tipo di cose, si risveglia, e quando si risveglia risorge perché era morto, e poi rinasce dimostrando che ciò che prima era un teschio ora si è trasformato in un grembo. Era una tomba e la tomba è diventata un grembo. Quindi esce dal grembo e il primo segno è quello del bambino, l'Emanuele, Dio è con noi, il Cristo bambino avvolto in fasce. Perciò vi dico, andate a Betlemme e troverete questo come segno. Così come i magi andarono in fretta e lì trovarono il segno, non potevano vedere l'evento, ma si fidava delle parole dell'angelo, che era un segno, e trovarono il segno. Ora sappiamo che un altro segno ci viene rivelato nel Deuteronomio ed è anticipato nell'Esodo. Questo è un segno di natura, perché accade sempre e solo quando Israele parte dall'Egitto e voi siete Israele, i puri di cuore. Quindi solo l'israelita può vedere Dio, e l'israelita è colui che è puro di cuore. Qui ci viene detto che tale segno si manifesterà sempre con la partenza di Israele dall'Egitto, e questo segno di cui vi parlo è il serpente. Ecco dunque l'altro segno, e così troverete improvvisamente quel segno, sia che lo vediate nel mondo come qualche piccola cosa, sia che lo sperimentiate realmente, come è successo la settimana scorsa a una signora che non è qui stasera, ma che vive nelle Palisades, sulla spiaggia, e guarda l'oceano tutto il tempo camminando sulla sabbia. Proprio la settimana scorsa ha visto un piccolo oggetto e si è detto: perché fermarsi a raccoglierlo? Potrebbe essere solo uno stupido oggettino luccicante, nulla di più. Ma poi si è detto: non essere pigra, raccoglilo. Così lo raccolse. Era un piccolo anello, quasi delle dimensioni di un anello per bambini. Era un serpente che si ingoiava e, come testa, aveva un piccolo gioiello, presumo quasi senza valore, ma era lì. Ha camminato per qualche metro e qualcos'altro ha attirato la sua attenzione. Il simbolo successivo era una croce, una piccola croce d'argento che una volta era appesa alla collana di qualcuno, perché aveva un anello per agganciarla a una catenina. Ha continuato a camminare e poi ecco un piccolo calice di legno. Ha preso quindi tre oggetti che ha trovato sulla spiaggia. Sono solo simboli esterni dei segni interni che lei un giorno sperimenterà. Così tutto in questo mondo esterno, è un'ombra del mondo interiore. Così li ha visti la settimana scorsa, proprio qui, sulla nostra spiaggia, sul Pacifico. Uno dopo l'altro ha incontrato i tre grandi segni. Prima il serpente, il tentatore che diceva: «Non morirai veramente». Ha detto: morirai, ma non veramente. Quindi sei stato fatto disobbedire, e così disobbedendo nasce la coscienza. Come potresti mai iniziare il viaggio se non nasce la coscienza? Quale coscienza? Quella del bene e del male. L'uomo deve conoscere la differenza tra giusto e sbagliato, tra bene e male. Ma la sopprimerà per un guadagno personale fino a quando non raggiungerà un punto nel quale raggiungerà quella fase chiamata Abramo. Abramo credette alla cosa più impossibile del mondo e per lui fu considerata una prova di giustizia, ed è così che ha inizio il viaggio. Lascia il rifugio, il santuario di Haran, e si sposa in Canaan, che è maledetta. Canaan è maledetta da uno il cui segreto è stato svelato, perché il padre fu visto nella sua nudità, e chi lo vide aveva visto il segreto della creazione. Avendo visto il segreto della creazione, maledisse Canaan come terra e mandò ogni suo discendente in questo mondo perché imparasse a creare e per espandere il suo potere di creare in questo mondo. Ma prima che il viaggio abbia inizio, stabilisce una serie di segni che sono enunciati
nel Vangelo di Giovanni, sono stati chiamati miracoli nei Vangeli sinottici e portenti nell'Antico Testamento. Il bambino sarà quindi un segno e un presagio. Il serpente sarà allo stesso modo un segno e un presagio. Quindi, quando questi cominciano a manifestarsi, sappiate che la fine è vicina. E allora, quando verranno? Beh, io verrò come Giona. E tutti cercano di capire cosa significa venire come Giona. Quando verrò, sarò proprio come Giona. Matteo aggiunge, così come Giona è stato 3 giorni nel ventre della balena, allo stesso modo il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Matteo 12:39-40. Sono tutti confusi al riguardo. Il nome Giona è una parola ebraica che significa colomba. Colomba in ebraico si dice Giona. Io vi dirò solo un segno, e quel segno è il segno di Giona. Esso verrà. Aspettatelo. Sarà ancora su di te quando la visione arriverà alla fine, soffocandoti di baci. Mentre tutto comincia ad avere fine, la colomba è ancora su di te, e così Giona è ancora su di te. Questa è la discesa dello Spirito Santo, ed è sempre e per sempre. Quindi lo saprai. Quando arriverà la fine? Oh Signore, la fine? Questa generazione cerca il segno. Non ci sarà altro segno che quello del profeta Giona. Il profeta vi sta dicendo che questa è la fine, e Giona significa colomba. È il simbolo dello Spirito Santo ed è lì discese su di voi come promesso nelle scritture. Tutti abbiamo sentito questa storia prima di partire. Abbiamo sentito tutto quello che poteva accaderci. Poi è partito. Partito per andare dove? Per entrare in noi. Perché noi siamo l'essere stesso che ha concepito lo spettacolo. Siamo l'essere che sta recitando lo spettacolo. Così se io non me ne vado, lo spirito non può venire. Ma se io me ne vado, c'è un consolatore, e il consolatore verrà. Giovanni 16:7. Così io me ne andrò e voi sarete tristi, ma io verrò di nuovo. Questi sono i segni con cui mi risveglierò, e saprete che non vi ho mai lasciato veramente. Sono più vicino che mai, come ci viene detto. Così si allontana dal mondo visibile, diventando effettivamente invisibile, e mai fu più vicino di quanto era visibile. Allora, io mi fermo qui perché questa lezione è un po' più lunga, quindi domani ascolteremo la seconda parte. Grazie a tutti. Ciao, a domani, grazie.